Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Vediamo 5 passi per poter scrivere una canzone fin da subito, dopo la sigla. Canta, 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 cantare in libertà. Bene, se sei un cantante ma non hai mai scritto una canzone, magari questo è un video che può aiutarti almeno ad avere un'idea di come si può realizzare questo sogno, diciamo così. Rimani fino alla fine del video perché alla fine c'è un'importante curiosità che vorrei dirti. Per prima cosa, quando dobbiamo scrivere una canzone, siccome dobbiamo esternare qualcosa che vogliamo dire, abbiamo bisogno di trovare un'ispirazione, quindi un tema su cui poi vogliamo lavorare. Può essere una canzone d'amore, può essere una canzone di denuncia sociale, può essere una canzone di un'idea, di qualsiasi cosa noi vogliamo mettere su, però la prima cosa dobbiamo scegliere il tema su cui svolgere, diciamo, questo argomento. Prima cosa. Una volta poi scelto il tema della canzone, dobbiamo capire come strutturare questa nostra opera, questa mini opera, diciamo così. Quindi le canzoni sono fatte in maniera diversa, ovviamente, ma io vi dirò quella più classica, diciamo, della musica pop, della musica moderna, che è fatta di strofe e ritornelli ed eventuali altri bridge, che sono dei ponti che collegano le due cose, oppure ci sono anche quelli che si chiamano gli special, cioè che sono delle parti speciali delle canzoni. Per farla breve, diciamo, nella strofa noi raccontiamo quello che vogliamo, che ci è successo. Facciamo un esempio, partendo da una cosa personale che vogliamo raccontare. Ad esempio, la strofa potrebbe dire: sono stato in un bar questa mattina, ho incontrato una ragazza bellissima. Ritornello, solitamente è il centro di quello che vogliamo comunicare, e racconta un po' le emozioni. Quindi, mi sono innamorato, finalmente ho trovato l'amore, un sogno, il suo sorriso, magnifico, eccetera. Poi torniamo nella strofa e diciamo: di là poi siamo usciti insieme, siamo andati al parco, abbiamo dato da mangiare ai colombi. Faccio degli esempi a caso. E poi di nuovo il ritornello: bellissimo, mi sono innamorato, fantastica. Che solitamente ritorna dicendo più o meno le stesse cose. Poi ci può essere uno special che dice una cosa diversa, che potrebbe essere in questo caso. E pensare che fino a ieri ero solo e non credevo più nell'amore e avevo perso ogni speranza, ma ritornello, mi sono innamorato finalmente, è tornato l'amore e sono felicissimo. Conclusione. Questo, diciamo, è più o meno uno schema che può funzionare. Il terzo punto fondamentale per scrivere una canzone, ovviamente, è adattare il testo alla musica, che può nascere prima o dopo del testo in base a quella che è la nostra esperienza. Se noi partiamo da un testo scritto, poi adattiamo il testo alla musica, cioè la musica al testo. Se partiamo dalla musica, poi adatteremo il testo alla musica e viceversa. Non c'è una regola vera e propria su questo, ma comunque noi siamo partiti dal testo, facciamo questo esempio e quindi ci serve una musica. Prendo la chitarra. Ecco qua, e scegliamo pochi accordi per iniziare. Se non abbiamo mai scritto una canzone, fare delle cose complicate non serve a niente. Ma tanto la semplicità è una cosa che paga sempre perché è la cosa più facile e più orecchiabile per poter iniziare a scrivere delle canzoni. Facciamo un esempio partendo da anche 3 o 4 accordi. Sappiamo che c'è il famoso giro di do, possiamo utilizzare il giro di do, quindi do maggiore, la minore, re minore e sol settima. Facciamo proprio questo giro di do e se ci piace questo, diciamo, questa base armonica su cui costruire la nostra melodia, va bene. Se vogliamo dare più tristezza alla cosa o più felicità, più o meno gli accordi minori sono un po' più tristi, potremmo farla una cosa minore. Se vogliamo dare l'idea di tristezza, mentre nell'accordo maggiore, sentite, c'è più
brillantezza e quindi si va verso una cosa più felice. Siccome quello che stiamo ra raccontando è una storia, un amore che nasce, potremmo fare una canzone maggiore, potrebbe essere questa. E quindi scegliamo questi accordi e cerchiamo di adattare la melodia. Vi ricordo che c'è una differenza tra melodia e armonia. Vi lascerò un link in descrizione. La melodia è quella della voce, cioè è una nota cantata per volta, mentre l'armonia è un insieme di note cantate simultaneamente. Quindi gli accordi fanno parte dell'armonia. Ma fatta questa parentesi, capiamo se la melodia che possiamo usare su questo giro. Vi ricordo che con il giro di Do sono state fatte tantissime canzoni e quindi noi possiamo fare la nostra dicendo: questa mattina sono stato in un bar. Invento così, c'era una ragazza bellissima. Faccio una cosa proprio anche proprio basica per farvi capire come possiamo avanzare. Poi, ovviamente, una volta lavorato al testo e agli incastri musicali, poi noi la melodia la scegliamo con più cura. Se non ci piace, c'era una ragazza che magari non ci piace. Facciamo: c'era una ragazza bellissima. Possiamo poi lavorarci successivamente. Ovviamente, se non suonate uno strumento, vi mettete con un amico che suoni o la chitarra o il pianoforte, insomma, uno strumento armonico e costruite la vostra canzone. Quindi, scelto questo, iniziate a lavorare sulla vostra armonia e sulla vostra melodia. Ovviamente, poi tra la strofa e il ritornello, gli accordi possono restare uguali. Tipo, proviamo a pensare a un ritornello. Mi sono innamorato, non mi succedeva da tanto tempo. Per esempio, e abbiamo lasciato gli stessi accordi, ma possiamo cambiare e fare accordi nuovi oppure immischiarli tra di loro in base al nostro gusto musicale. Fatto questo, dobbiamo pensare poi a un arrangiamento. Che cosa significa? Arrangiare una canzone significa dargli vita con uno stile preciso. Ad esempio, noi vogliamo fare un pezzo rock, gli diamo un arrangiamento rock, quindi sarebbe, che ne so. Esempio, possiamo farlo in tanti modi, possiamo fare una salsa, un tango, una bachata, un pezzo dance. Questo fa parte dell'arrangiamento e in base al tuo gusto e alle tue emozioni, a quello che vuoi comunicare, l'arrangiamento può essere anche una velocità più lenta o più veloce del pezzo, se tu vuoi dare più grinta o vuoi fare una cosa più. Ok, quindi scegli se fare un arrangiamento o piuttosto che un altro in base ai tuoi gusti, ma l'arrangiamento lo devi decidere subito dopo aver scritto la canzone. E anche qui, se non hai idea di come fare questo arrangiamento, fatti aiutare da una persona che magari è musicista e sa come si può creare un arrangiamento. Oggi si può fare tantissimo con dei programmi anche al PC. Con l'intelligenza artificiale, insomma, si può fare tanta roba e quindi crea il tuo arrangiamento e vedi di incastrare la musica che hai creato, quindi la base musicale, con la batteria, il basso, se vuoi mettere degli string, quindi i violini, dei brass che sono le trombe, insomma, puoi usare quello che più ti piace per arrangiare una canzone. Bene, il quinto punto, ora lascio la chitarra, vi faccio vedere di che cosa si tratta. Ovviamente, dopo aver scritto la canzone, la dobbiamo registrare, quindi andiamo in studio, lo registriamo e poi dobbiamo divulgare anche questa canzone e capire come si può fare. Per questo e per tutto quello di cui abbiamo parlato, io vi vorrei consigliare un libro di Rocco e Marco Gatti, che
che si chiama proprio Scrivere canzoni. Io l'ho letto, è un libro bellissimo. Questo libro vi darà spunti, metodi innovativi, tecniche avanzate per la scrittura, come superare il blocco davanti a una pagina bianca, ad esempio, le tendenze, vi parlerà di quelle che sono anche le strategie per promuovere una canzone, tutti i vari canali per potervi muovere in questo settore. Quindi questo libro è consigliatissimo, quindi se avete intenzione di scrivere una canzone, non potete non avere in casa questo libro, perché a me è servito davvero tanto e lo ritengo un libro valido, perché non vi dà delle nozioni tecniche soltanto, ma sviluppa proprio una serie di argomenti che vi aiuteranno a scrivere la vostra canzone. Ovviamente io in descrizione vi lascerò i due link per trovare questo libro, uno per il formato cartaceo come questo e l'altro per un formato digitale per l'ebook. Quindi trovate tutto in descrizione, ok? Bene, per oggi è tutto, io vi ringrazio per essere stati ancora una volta fino alla fine di questo video e vi do appuntamento alla prossima. Ciao ciao!